La giornata internazionale della donna è stata celebrata in tutta la provincia con un fitto calendario di momenti pubblici e di incontri. Qui siamo nel salone Metaurense della prefettura di Pesaro, dove è stato organizzato un incontro dalla prefettura provinciale. Sì, è stata mia intenzione quella di creare un momento comune di celebrazione di questa ricorrenza importantissima per il ruolo che la donna ha svolto e svolge nella nostra società, e poi anche, io lo definisco un po' il giorno del ringraziamento, cioè l'occasione per ringraziare le donne, l'universo femminile, per tutto ciò che fanno e che costantemente nel corso dell'anno rendono un supporto importante all'azione di tutti noi. Previsto l'intervento della dirigente della divisione anticrimine della Questura, che parlerà del ruolo della donna nella polizia e dell'impegno e del supporto che l'istituzione offre alle donne in difficoltà nell'ambito della campagna a livello nazionale di sensibilizzazione della Polizia di Stato. Noi vogliamo ribadire soprattutto un principio, cioè tutti gli uomini e tutte le donne della polizia a servizio della donna. Questo è il messaggio più importante. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha voluto celebrare questa giornata dedicando un titolo, un bel titolo, La Polizia di Stato con le donne, sotto la duplice accezione, interna ed esterna. Quindi mi concentrerò, condenserò un po' quella che è stata l'evoluzione del ruolo delle donne in polizia e quale e quanto sia l'impegno che costantemente, con la formazione, con l'attività operativa, la Polizia di Stato dedica alla prevenzione e al contrasto sia della violenza domestica che degli atti persecutori, dei maltrattamenti, in pratica della violenza di genere. Contestualmente presentato il volume Pesaro al femminile, immagini di donne di ieri e oggi, di Giuliana Tommasoli Cermaria, accompagnato da letture, musiche e testimonianze. Questo libro è un dono per le donne essenzialmente, vuole lasciare una testimonianza di quello che è stato il comportamento delle donne, le regole alle quali le donne dovevano adattarsi, che erano anche regole tutto sommato accettate, facevano parte, quindi disegnavano quello che è il mondo femminile, e questa analisi parte dalla fine dell'Ottocento ed arriva fino all'oggi. E l'8 marzo di quest'anno arriva anche a due giorni dal 70° anniversario del primo voto delle donne, avvenuto il 10 marzo del 1946.